Nessuna dichiarazione da parte del professor Mario Gabrielli, che guida l'equipe che quest'oggi, poco dopo le 16 a Montevarchi, ha eseguito l'autopsia sul corpo di Maria, la brasiliana di 60 anni trovata senza vita lunedì scorso in una palazzina di Via della Gobbia d'Arezzo. Maria Aparecida Venanzio de Souza era stata ritrovata in questa via periferica di Arezzo, legata al letto e con una ferita alla testa. L'esame autoptico è stato eseguito all'ospedale della Gruccia di Montevarchi, bocche cucite per il momento con i due quesiti più grandi da cui si attende una risposta medico-legale, l'esatta collocazione temporale della morte, forse avvenuta tra sabato e domenica, e le cause del decesso. Maria è morta per asfissia o per la ferita riportata alla testa? Dubbi che nelle prossime ore chiarirà la relazione che sarà inviata al pubblico ministero Chiara Pistolesi, che nel frattempo ha chiesto l'analisi dei tabulati telefonici del cellulare di Maria. Ovviamente ci sono le telefonate con il marito, l'uomo di origini campane, che al momento del rinvenimento del cadavere si trovava in provincia di Grosseto. Proprio lui aveva fatto scattare l'allarme non riuscendosi a mettere in contatto con la donna. Poi ci sono le chiamate con i parenti e le telefonate con i clienti, quelli che Maria riceveva proprio in quella palazzina. Gente spesso sconosciuta, come ci aveva confidato una persona che la conosceva bene. Chi cercava la sua compagnia spesso neanche telefonava annunciando il suo arrivo, presentandosi direttamente al cancello dell'abitazione sapendo di andare sul sicuro. Nonostante questo, tra quei numeri individuati nel cellulare della donna potrebbe anche esserci qualche elemento utile per risalire all'assassino, così come le immagini di una telecamera che non si trova lontano dalla palazzina. La procura di Arezzo indaga per omicidio volontario.